Ciao a tutti ragazzi, Brali, e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video. Benissimo, premetto già che questo sarà l'unico video che farò su questo gioco. Siamo su Hot Wheels Unleashed, un gioco uscito da poco gratuitamente per i possessori del Plus. Sostanzialmente è un gioco di macchine arcade. Ho avuto modo di provarlo un po', ho già preso i trofei online così me li sono levati delle palle. Allora, devo dire che è interessante come gioco, molto divertente. Allora, cercherò di spiegarvi un po' di cosette. Allora, innanzitutto qua abbiamo la Hot Wheels City Rumble, che sostanzialmente è la campagna. Facendo la campagna e completando i vari tracciati, ci viene data appunto la valuta del gioco, che vedete in alto a destra. Le monete oro ci permettono di acquistare auto, invece gli ingranaggi a sinistra ci permettono di potenziare le nostre auto, se non ho visto male. E vediamo se è no, non è possibile farlo dalla taverna, perdonatemi. Si fa dalla, proprio dalla modalità. Ve lo faccio vedere subito, andate su Hot Wheels, vedete. Qua, City Rumble. Vedete ad esempio qua? Ah, ripetendo la gara posso vincere ancora ingranaggi, ok? Vedete 50 ingranaggi, 60 ingranaggi. Qua invece si vincono solo monete. Comunque premendo quadrato, quindi collezione, vedete? Abbiamo le nostre varie auto sbloccate finora. Guardate in basso a sinistra, aggiungi i veicoli preferiti, aggiungi i veicoli preferiti. Questo si può vendere o smantellare. Vedete lì a destra? Vendendola otteniamo 1000 monete d'oro, smantellandola otteniamo 200 ingranaggi. E vedete questa ad esempio, guardate le statistiche. Quelle in verde, che vedete in alto a sinistra, sarebbero le migliorie. Però non posso migliorarla, vedete? Perché non ho 500 ingranaggi. Questa ad esempio si migliora con 200, questa con 500, in base alla macchina ci vogliono più o meno appunto ingranaggi. Tra l'altro non solo le macchine si possono potenziare, vendere o così via, si possono anche cambiare, e mi spiego meglio. Premendo il triangolo entriamo in questo menu, fate seleziona, come non me lo fa fare? Ah no, ok, forse non da qua. Esco un attimo, perdonatemi. Mi sembra che era in collezione, allora. Cambio a livrea. Perché non me la fa... Non me la fa fare? Sì, ma ero sicuro che... Ma forse dal negozio? No. Ah no, che pirla ragazzi, perdonatemi. Però è molto confonde la roba. Sembrava si potesse fare da lì. Andate in editor, editor di livree, nuova livrea, X, e scegliete una macchina da modificare. E si può veramente fare un macello di roba, tipo andate qua, cambia colore. Vedete, è possibile cambiare il colore del mezzo e modificarlo come ci piace. Ah, si può cambiare anche il materiale, guardate. Ad esempio, facciamo questo, metallo flake. Vedete, l'effetto è diverso, eh. Adesso non sto a fare, giusto per farvi vedere anche i telai. Si può cambiare il materiale, vedete sotto. E anche ovviamente il colore. No, veramente devo dire che dal punto di vista della personalizzazione è fico, eh. Adesso giusto per farlo vedere, non sto qua ovviamente a fare la lato, eh. Extra? Cosa sarebbero? Ah, là in alto, ok. Con la levetta analogica a destra, vedete, spostiamo la visuale. Cerchioni, gommi, vetri anche. Insomma, vi potete personalizzare il mezzo come volete. E veramente il gioco ha offre tantissima cosa, appunto la campagna, il multigiocatore.
qua c'è la nostra collezione, il negozio dove appunto abbiamo la possibilità di comprare le scatole sorpresa per 500 monete d'oro. E ogni scatola sorpresa comprende una nuova macchina. Andiamo ad aprire, vediamo un po'. E le auto che otteniamo sono completamente random, eh? Questa ad esempio è comune. Ci sono le statistiche, ovviamente, velocità, forza frenante, accelerazione e maneggevolezza. Io quasi quasi la smantello questa, sì. Tanto poi ci saranno sicuramente anche i doppioni, eh. Smantellandola ottengo appunto gli ingranaggi. Ah no, mi ha dato una scatola sorpresa. Vabbè, questa al momento la tengo. Quando abbiamo finito le scatole sorpresa, appunto possiamo comprarle, o se non sbaglio si ottengono anche appunto vincendo le gare alcune. Le offerte limitate. Per vedere l'auto, ragazzi, le statistiche, bella Honda S2000, dovete premere triangolo, vedete? Allora, le auto hanno diversi tipi di turbo, se non ho visto male due, vedete lì il boost? Ecco, quel tipo di turbo, una volta premuta la X, viene inserito. Abbiamo, quindi in questo caso ne ha tre, un massimo di tre. Quando premete la X usate uno dei tre cerchietti, usate il turbo. Invece, auto come... fatemi vedere... No, non questa, adesso ve ne faccio vedere un'altra. Auto come questa, vedete che il boost è diverso? Quello lì invece premete la X e tenete premuto la X e praticamente per tutta la pressione della X va avanti ad immettere il turbo, no? Sì, sono due tipi di turbo, vedete i cerchietti e la banda lì. Ecco, la mia idea ovviamente non era quella di fare un video lunghissimo, era di fare un video veloce per spiegarvi un po' come funziona il gioco. Allora, tra l'altro qua avete gara veloce, attacco al tempo. Tra l'altro in attacco al tempo ho notato che le piste vanno comprate, ragazzi. Vedete? Ah no, vedete, questo lo vedete che devo spendere, costa 300. Facciamo una garetta così, giusto per fare. Questo è un ottimo veicolo, guardate. E lo usano in tanti adesso. Ah, ovviamente ogni veicolo ha la sua rarità. Questo è Secret, guardate in alto a sinistra. Questa è leggendaria, questa è rara, questa è comune. E così via, ci sono vari tipi di rarità, insomma. Vediamo. Ecco, il gameplay non è male, però insomma. Ah, c'è troppo alto l'audio, perdonatemi ragazzi. Sì, qua l'ho spento io, il grilletto mi dava fastidio. Ok. Direi già meglio. Ecco, una cosa importante. Per partire col turbo dovete premere R2 dopo che sparisce il 3. Premete R2, lo tenete premuto e poi premete la X per immettere appunto il NOS, il turbo. Appunto R2 è l'acceleratore e L2 è la frenata che si usa appunto per derapare anche. Guardate. Allora perché non... Ah no, ma... Non lo fa così, ok, qua non vabbè. Con la X mettete il NOS, finché tengo premuto, ragazzi, praticamente il NOS mi rimane, no? Sì, qua sto giocando un po' male. Quindi L2 per derapare e potete mettere il turbo con la X anche durante una curva per ristabilizzare il veicolo eventualmente. Una volta finito dobbiamo rifarlo salire il turbo. Come si fa? Derapando, guardate, in basso a destra, vedete? Derapando faccio salire appunto il turbo. Attenzione agli ostacoli, perché appunto se andate a sbattere perdete un po' di tempo, eh. Potete scegliere voi se metterlo il turbo anche adesso o se eventualmente caricarlo tutto prima di utilizzarlo, eh.
Ripeto, questa è una garetta solo per farvi vedere come funziona il gioco, eh. Ah! Quello lì è il mio fantasma. Non mi ricordo, non so con che tasto si guarda indietro. No, ho fatto un tempo peggiore, vediamo se riesco a migliorarlo. Ah, quelle cose di turbo appunto vi danno un turbo aggiuntivo, quelle specie di le bande verdi, no? L'importante sarebbe appunto non andare a sbattere così come ho fatto ora sui bordi. Attenzione perché si può uscire anche dalle arene, eh. Il gameplay, ripeto, non è male, ma ci sono secondo me alcune piste un po' troppo bastarde. Alcune piste dove è facilissimo appunto andare a sbattere o peggio uscire proprio dalla pista. Allora, comunque, qua usciamo adesso. Faccio vedere eventualmente una gara della storia. Lot Will City Rumble, appunto. Devo dire che alcune macchine sono veramente belle, guardate che bella questa. Che dovrebbe essere una Batmobile questa, eh. Se non sbaglio, eh. Non vorrei dire una stronzata. Vediamo questa. Corsa tra i neon. Ah, qua appunto vedrete il discorso di partire col turbo. Dovete premere R2 dopo che va via il 3. Se non premete la X vi fa vedere un po' la pista, il gioco. Quando premete la X si inizia. Mi raccomando, e ora vi faccio vedere quando premerlo. Quando va via il 3. Adesso, vedete? Ho caricato il turbo e posso metterlo subito volendo. Sì, però l'ho messo male. Vedete? Premendo la X metto il turbo e a differenza dell'altra auto non devo tenerlo premuto. Una volta che premo la X mi mette appunto la carica di turbo. Non è facile, non è un gioco ovviamente facile e richiede parecchie abilità per essere padroneggiato. Vedete, sono andato a sbattere, qua perdo tempo. Cercate di derapare appunto per ottenere poi il turbo. Derapare quando potete ovviamente. Non vedo. Ecco, sto salto è bastardissimo. Potevo uscire dalla pista. Brutto stronzo. Levati dal cazzo. Quello ci dà lo sprint appunto quella banda là. Qua ho sbagliato, però almeno non sono andato addosso al robo. No, il gioco devo dire, ripeto, è figo, però ci vuole parecchia pratica. Io ci ho fatto poche gare, non pensate che ne ho fatte chissà quante. Avrei dovuto prendere il turbo la banda là. Questo si ricarica il turbo, ok. Anche con le bande azzurre vi ricaricano il turbo, eh. Bastardo. Queste qua ragazzi, guardate, queste vi ricaricano il turbo. Insomma è un gioco di sicuro che per essere padroneggiato bene ci vuole tanta tanta pratica, vaffanculo. No.
Preferisco l'altro tipo di turbo, quello che premendo la X appunto, più finché teniamo premuto appunto usa il turbo, piuttosto che questo a scarica unica, ma è la mia preferenza. Anche questo però non è male, insomma. Se la gara va male, eventualmente potete fare anche riavvia. Vedete che qua c'è riavvia sotto in basso a sinistra, ma potete riavviarla anche durante la gara. Premete option e appunto potete riavviarla se sta andando male e volete arrivare primi. Il tempo e le varie cose, la ricompensa 525 monete d'oro. E mano a mano sbloccheremo vari tracciati. Tra l'altro 30 monete d'oro. Tra l'altro sono ben 52 tracciati, eh? 52 tracciati, attacco al tempo 32, gara boss, probabilmente saranno delle auto molto forti, presumo, e i segreti non ho ancora ben capito come si sblocchino, nel senso che vedete qua ad esempio c'è segreto, completa l'evento top secret, ma non so cosa sia, ecco. Scatola sorpresa, ho vinto qualche scatola, no, non mi sembra. Dovrei comprarla. Quindi, i soldi ricordatevi che servono sia per comprare le scatole sorpresa qui o eventualmente per comprare le offerte limitate. Le offerte limitate vi ricordo che sono qua, guardate, al negozio, offerte limitate. E quindi vedete la macchina che preferite, prendetela. Se avete abbastanza monete d'oro ovviamente potete prenderne di più. Vedete, prossimo aggiornamento tra 25 ore, là in alto a sinistra. Quindi tra 25 ore queste macchine non saranno più acquistabili. Ma io mi fermerei qua, ci sarebbe ovviamente tanto altro da dire del gioco, eh? Però insomma qualcosetta ve l'ho fatto vedere. Molto figo, molto divertente, ripeto, alcune piste sono un po' troppo stronze. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Alla prossima, bella lì.